Da quando è nato il bimbo mi sono un po' lasciato andare col mio fisico. Prima facevo parecchi esercizi, mi allenavo 5 volte a settimana, 1 ora e 45 ogni mattina dalle 5 e mezzo prima di andare al lavoro. Da quando è nato il bambino ho dovuto smettere. Ho ripreso di recente a fare qualche cosina, un po' limitando l'alimentazione a prodotti un po' più freschi e un po' salutari, e poi anche facendo qualche esercizio in più. E in questo frangente mi sono imbattuto in un video di una persona che poi magari vi lascio anche giù in descrizione, Ben Paulson, che appunto dava un po' di istruzioni, un po' di consigli di come mai le persone non riuscissero a rimettersi in forma. Qual era il consiglio migliore che si potesse fare? E guardando questo video ho capito che era molto, ma molto simile come contesto anche al mondo degli investimenti, del risparmio e della finanza personale. E te lo spiego in questo video perché secondo me questo è vero. Ciao, io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornato in un nuovo video del tuo piccolo, 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 amichevole investitore e risparmiatore della porta accanto. Come dicevo prima, questo percorso mio iniziato dal punto di vista del risparmio e degli investimenti a febbraio del 2019, quando ho scoperto che sarei diventato papà, appunto, mia moglie. Abbiamo fatto il test, era incinta di me, fortunatamente. Allora è cominciato un po' questo piccolissimo sviluppo di quello che era la mia personalità, di quello che era il mio modo di gestire i soldi, di maneggiarli, di spenderli, di risparmiarli e poi successivamente di investirli. E durante questo percorso mi sono reso conto che qualcosa è cambiato, c'erano degli step diversi uno dopo l'altro, ma in questo momento, fino a quando ho visto questo video, non me ne ero reso conto. C'è una domanda che ognuno di noi dovrebbe farsi, che ogni volta ci fa capire come questi miglioramenti possono essere effettuati. Ti vado a dire un po' la mia storia, come si è andata ad evolvere, in modo che tu possa trarne la domanda e anche capire come tu puoi usare questa domanda vantaggio. Ripeto, quando ho scoperto che mia moglie era incinta, ho capito che avrei dovuto risparmiare e avrei dovuto eliminare tutti i debiti, altrimenti non sarei riuscito a dare a mio figlio una vita tranquilla, un modo per vivere in maniera serena. Quindi ho capito che quello che avrei dovuto fare era andare a rimettere in sesto le mie finanze. Una cosa che sembrava molto difficile perché non sono mai stato un grande risparmiatore, ma che alla fine sono riuscito a mettere in pratica con tanta fatica, ma piano piano. Ovviamente questo non è stato semplice. Ho dovuto prima di tutto fare degli errori nel mio percorso, ma utilizzando quegli errori come una base di crescita sono riuscito appunto a andare a migliorare quelle che erano le mie prestazioni in termini di risparmio e di investimento. Successivamente sono arrivato alla soluzione dei miei debiti, per cui avevo una disponibilità di denaro in più che non andava a pagare carte di credito o fidi, ma mi permetteva appunto di risparmiare e appunto ho cominciato a mettere un po' di soldi nel conto di emergenza e anche nel mercato azionario. E anche lì ho fatto alcuni errori che ho utilizzato per crescere in maniera personale e non farli in futuro. Per cui era cambiato, diciamo, quello che era il mio obiettivo. Sono passato da dare a mio figlio una tranquillità economica per il suo futuro a creare una tranquillità economica anche per quello che era rimasto della mia vita successiva. Poi sono arrivato a un punto in cui ero stabile dal punto di vista economico e avevo anche la stabilità di una sicurezza, di un fondo d'emergenza dietro, e ho cominciato a costruire appunto in maniera più importante le mie posizioni in ambito di investimenti e anche a diversificare questi investimenti in maniera tale da abbassare il rischio, ma anche di andare a migliorare le prestazioni nel lungo periodo. Anche qui è cambiato il motivo per il quale andavo a fare quelle azioni. Perché è cambiato? Perché si è passato da risparmiare per dare una tranquillità economica a mio figlio a risparmiare per dare una tranquillità economica a me, a investire e risparmiare per creare un fondo che nella mia vecchiaia potesse aiutarmi a vivere in maniera decente, non affidandomi solo a quello che era la pensione che lo Stato ci andrà a dare, forse fra qualche decennio. Per cui la domanda fondamentale qui è perché? Perché fai qualcosa? Perché stai cercando di raggiungere un obiettivo? Secondo me è una domanda molto ma molto importante che viene spesso sottovalutata. Il perché ti dà anche
il modo in cui agire. Se tu se il tuo perché è appunto dare una tranquillità economica a tuo figlio ed eliminare i tuoi debiti, hai dato anche una strategia a quello che sono le azioni che andrai a fare. In quel momento eliminare i debiti ti andava a eliminare anche dall'equazione tutte quelle attività che non fossero relative all'eliminazione dei debiti e quindi alla mettersi in pari con quelli che erano i propri sborsi mensili. Io spendevo soldi per fido della banca, carte di credito, prestiti, e quindi andavo a focalizzarmi su determinate azioni che andassero a eliminare quelle determinate problematiche. Ma una volta che quelle problematiche sono passate e tu hai avuto questo miglioramento interno, appunto sei cambiato come nel modo in cui maneggi i soldi, hai avuto anche la possibilità di cambiare il tuo perché, spostando il perché da perché voglio togliere i debiti e per cui voglio dare una vita migliore a mio figlio a perché voglio dare una vita migliore anche a me stesso. E per cui ho cominciato a cambiare le mie azioni, non avevo più soldi da spendere in debiti, ma avevo soldi da mettere da parte per creare un cuscino, un materasso di emergenza per quelle che potevano essere in futuro tutte quelle avversità inaspettate che si potevano presentare. E una volta che questo cuscinetto è stato creato, questo materasso di emergenza è stato creato, il mio perché è cambiato. E da quel punto di vista, essendo cambiato il quel perché, non sono andato più a mettere tantissimi soldi nel fondo di emergenza, ma ho solo dirottato una piccola parte del denaro per poi andare a implementare una strategia di investimento che mi potesse dare un flusso di cassa. Chi mi segue sa che io investo prevalentemente in azioni da dividendo, un flusso di cassa che mi potesse aiutare, costruendo posizioni nel lungo periodo, ad avere un cash flow continuo e costante quando sarò nell'età pensionabile. Per cui andando a cambiare il perché andiamo a fare qualcosa, cambia anche la modalità in cui andiamo a gestire le nostre finanze e qui andiamo anche a maturare in maniera personale su questa gestione. Una cosa molto importante che viene spesso sottovalutata perché non ci si pone la domanda su il motivo per il quale stiamo facendo qualcosa, ma ci si fa una domanda generica: devo farlo perché devo stare meglio, devo farlo perché voglio più soldi. Ma quello non è un perché vero e proprio, non è un focus ben determinato per il quale stiamo compiendo un'azione. Una cosa molto importante da fare è fare le cose per noi stessi e non per gli altri. Il nostro perché non dovrebbe essere perché voglio dimostrare agli altri che anch'io posso essere ricco o perché anch'io posso avere la macchina grande, ma dovrebbero essere degli obiettivi concreti e utili a quello che è il nostro futuro, senza abbandonarsi in futili emozioni o nell'apparenza, nell'apparire invece nell'essere. Bene, spero che queste mie considerazioni siano di tuo gradimento. Poi ti lascio il video anche qui sotto, magari se fai attività fisica questo video che ho guardato può essere anche di tuo interesse per migliorare un po' te stesso, e seguirai la storia di questa persona, di Ben Paulson, come è andato a migliorare anche lui il suo fisico. Magari lo seguo anche per quel punto di vista. Se questo video è stato di tuo gradimento, per favore ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, per farmi capire anche a me che queste tipologie di video sono di tuo interesse, ma anche se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!